Le uniche indicazioni che possiamo dare in questo momento è che lei si debba mettere in una sorta di quarantena volontaria che oscilla dai 15 ai 24 giorni. Nello stesso deve avvisare il proprio curante, medico curante, che le farà la certificazione per giustificare la scuola, perché è malattia. Dopodiché il suo medico curante, lei da dove chiama, signore? Chiedo scusa. Io sono di Poggio Marino. Ecco, il suo medico curante avvertirà sia il comune che l'ASL di residenza, il distretto di residenza, e verrà affidata all'unità sanitaria di vigilanza, che la seguirà giorno per giorno. Mi ha Ho sentito? capito. Sì, ho capito, ma senza, cioè così, senza vedere prima se è o meno. Il E come vogliamo coronavirus, vederlo, se con più o meno, signora? col tampone, cioè uno Signora, fa ma se noi dovessimo fare il tampone alle prime avvisaglie di un raffreddore, dovremmo fare il tampone a 66 milioni di italiani. capito, e allora sarà influenza, perché poi se passa è semplice influenza, no? Non ho capito, signora, chiedo scusa. Allora, se passa, che mi passa nei prossimi giorni, sarà una semplice influenza. Signora, anche quello che viene chiamato Covid-19 è un'influenza, solo che ha una velocità maggiore alla classica influenza stagionale. Lei deve solamente adesso autoisolarsi. Purtroppo deve anche mettere in quarantena le persone con cui ha avuto contatto della sua famiglia. Ah, se ne ha pure uno coronavirus? Mio fratello sta venendo da Lombardia, che lavorava da Sì. Lombardia, no? E voleva sapere come ci dovevano comportare. Niente, dalla Lombardia, signore, da quale zona dalla Lombardia? Però si chiama questo paesino della Lombardia. Ok, ma per caso il signore è stato a contatto con con un individuo probabile o sospetto di coronavirus? No. Rientra nelle zone rosse circoscritte dalle forze pubbliche? Non lo so questo, Ok, vostro fratello, mi sentite? L'unica cosa, vi raccomando, massima prudenza, quindi quando scende, massimo con le mascherine, con l'igiene delle mani, non strofinare davanti alla bocca. Sono appena tornato da casa, ti volevo sapere se devo segnalare questa cosa. Da dove state? Da? Carpi, provincia di Modena, non è un comune focolaio però. No, è solo nell'area gialla, signore. L'unica cosa è che usate massima prudenza. Per caso voi siete stati a contatto con un probabile o presunto portatore di coronavirus nell'area russa? Ok, quindi giustamente, e quindi non vi dovete preoccupare. L'importante è usare massima prudenza, mascherina, lavaggio delle mani, mantenersi una distanza da 2 metri da altri individui.